Ed eccoci qui, ogni giorno vi aspettiamo su Rete 8 insieme ai grandi chef del nostro Abruzzo e oggi torniamo dal nostro Tiziano Paolini, chef giovanissimo che veramente ci ha sorpreso con le sue grandi capacità. Grazie. Che questa settimana ci terrà compagnia e ci realizzerà un menù dedicato ai nostri presidi slow food che sono veramente importantissimi. Ecco Tiziano, ti lascio la parola perché so che tu ci tenevi particolarmente ad introdurre questo menù al quale tieni molto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. E niente, ho voluto nel nostro ristorante omaggiare un menù degustazione con tutti i 17 presidi slow food appunto per omaggiare l'Abruzzo. Il nome è We Love Abruzzo e abbiamo spalmato giustamente questi presidi slow food su ogni ricetta. Bene. E in alcune ricette c'è solo un presidio, in altre siamo riusciti comunque a inserircene più di uno. E oggi vi farò vedere come lavoreremo la ventricina del Vastese insieme alla seppia nostrana, quindi col pesce, alla terra che sarebbe il fungo Pleurotus e al timo. Ma gli ingredienti sono veramente semplici. Sono quattro ingredienti molto semplici. La lavorazione semplicissima, perché comunque dobbiamo andare sulla semplicità, perché a casa giustamente c'è sempre poco tempo. Beh, però ci tenevo comunque a far risaltare i nostri presidi slow food, che sono comunque dei prodotti fantastici. Meravigliosi, insostituibili, che veramente rappresentano l'orgoglio della nostra terra. Ne sono 17, come tu dicevi. 17. Ne sono veramente tanti, dalla ventricina del Vastese, abbiamo i ceci di Navelli. I ceci di Navelli, abbiamo la patata turchesa, la cipolla di Fara, abbiamo il salsicciotto frentano, i pecorini si sa di Farindola, che è il canestrato di Castelmonte. Comunque, i fichi secchi di Atessa. Ho fatto uno studio, 6 mesi di studio per realizzare questo menù. Sono andato personalmente a ritirare ogni singolo prodotto. Bravo. Perché comunque il presidio slow food non è un prodotto che trovi tra virgolette al supermercato. Esatto. C'è anche, però io ho voluto proprio andare sul posto per conoscere il produttore, farmi spiegare la storia per capire poi come lavorarlo. Beh sì, diciamo che non è così scontato andare a fare un menù con i presidi slow food, perché devo dire che è anche una grande responsabilità, perché comunque si racconta l'Abruzzo e lo si fa attraverso i suoi prodotti più eccellenti, quindi comunque bisogna conoscerli e capire le tecniche necessarie per poterli valorizzare al meglio. Comunque veramente i miei complimenti Tiziano. Grazie. Perché è importantissimo, soprattutto per chi arriva magari in Abruzzo per la prima volta, scoprire la nostra terra attraverso questi sapori. E allora a questo punto non rimane che spostarci in cucina e iniziare la preparazione. Andiamo. Ed eccoci in cucina, iniziamo con la preparazione. Prima operazione da fare è cuocere i funghi, vero Tiziano? Sì. Allora iniziamo. Allora, semplice. Apriamo il gambo. Sì. Quindi togliamo praticamente la parte un po' più coriacea. Sì, giusto? Sì. Okay, ci siamo. E che facciamo? Un filino d'olio su una padella antiaderente bella calda. Sì, qui abbiamo una bella piastra. Noi abbiamo la piastra in questo caso. E li andiamo a grigliare. Tempi di cottura che c'è? Tempo di cottura scarso un minuto. Sai che a me questi funghi piacciono particolarmente? Sì, a me sono molto succosi. A questo punto li tiriamo via, proprio una scottata veloce come vedete. La cottura brevissima. Brevissima, perché mi piacciono comunque belli succosi. Sì, infatti, e poi con la bella crosticina poi. Bella crosticina, leggera, ecco qui, una leggera pulita. E partiamo subito con la seppia. Adesso andiamo con la seppia, ok. Perfetto, quindi sempre filo d'olio. Come vedi le seppie, gli diamo solo una leggera incisione. Ah, ok. Sì. Come si fa un po' con il pane, facciamo tutte piccole croci. Sì, tutte piccole croci. Okay. Ok. E la testa invece, gli diamo solo una leggera battuta. Per snervarlo un pochino. Per renderla un pochino più morbida. Sì, dunque. Per renderla leggermente più morbida. Perfetto. Ok, la dividiamo a metà. Chi non ha un batticarne a casa comunque. Ecco, come si può fare? Io non ho il batticarne. Allora, normalmente quando non si ha il batticarne si fa o con un bicchiere d'acqua bello spesso, oppure si fa con anche con un coltello così come vedi. Gli dai una leggera battuta, puoi fare così. Okay. Oppure con il fondo di un padellino pulito, di acciaio di solito. Okay. Anche il tegame del fondo spesso, sì, magari. Che abbia un fondo spesso per poterci
lavorare. Ok. Bene. Semplice, semplice. Cuociamo. Che profumino che arriva, chef. Ok. Che meraviglia. Ci siamo, Tiziano? Ecco. Eccoli qua. Vedi? Sì. Doratura veloce, cottura veloce. Perfetta. E andiamo. Ci mettiamo un panno carta sotto per far assorbire un po' di acqua che caccia la seppia e ci siamo. Ebbene, abbiamo cucinato la nostra seppia e i nostri funghi pleurotus, quindi siamo pronti per impiattare, ma il nostro chef Tiziano oggi realizzerà due impiattamenti diversi. Sì. Perché, Tiziano? Perché faremo l'impiattamento del ristorante, okay. Quindi seppia, fungo e una crema di ventricina, perché okay. Qui al ristorante la serviamo con questa crema di ventricina che è semplicissimo da fare. Okay. Semplicemente, siccome la crema della ventricina del Vastese è più morbida, quindi riusciamo a frullarla con l'aiuto di un bimby o di un mixer. Sì. La andiamo a frullare, ci aiutiamo soltanto o con un goccino d'acqua per farla amalgamare o per renderla più cremosa con un po' di panna. Bene, per farla emulsionare e creare questa crema. Quindi tagliamo a tocchettini, aggiungiamo un filo d'acqua, un po' di panna e andiamo semplicemente ad emulsionare. Ad emulsionare, a frullare. Benissimo. E diventa una crema così. Perfetto. Per chi non volesse, diciamo, perdere tempo e realizzare questa crema, la facciamo vedere semplicemente a dadini. Ok. Proprio perfetto. Semplice, semplice. Perfetto. Allora, facciamo il primo impiattamento. Certo, facciamo il primo. Prima cosa da fare. Adagiamo la seppia. Sì. Il ciurretto della seppia, il fungo pleurotus lo andiamo a sminuzzare leggermente, è un mare monti secondo sì. me arricchito da questo presidio slow food meraviglioso che è la ventricina del Vastese, prodotto versatile, ricco di sapore, di gusto, anche di storia. Certo, del nostro territorio. Abbiamo fatto tante prove prima di arrivare a questo abbinamento. Beh, direi azzeccatissimo, secondo me. Assaggiamolo prima. Anche poi, se già... Piatto, ecco, questa cosa la volevo sottolineare perché è molto importante. Piatto anche molto salutare, ben sì. equilibrato, senza sale, quindi... Assolutamente, come sai, nei miei piatti il sale non c'è quasi mai, specialmente con il pesce. Beh, infatti poi abbiamo tutta la sapidità della seppia, ma anche della ventricina. Soprattutto, appunto, abbiamo cercato di bilanciare, non aggiungendo sì. sale e non usare prodotti troppo forti, perché già c'è la ventricina, esatto. che comunque che ha, una bella ha una bella sapidità. E c'ha quel retrogusto piccante che non ci sta male. Infatti, non allora, ci sta veramente bene. Come vedi? Stai mettendo il timo che un è una po' di delle... timo. Senti che profumo? Sì, ma ti dicevo anche prima, è una delle mie erbe aromatiche preferite, il timo, perché, non so, lo preferisco anche all'origano, sai? Anche, si sì, somigliano parecchio, anch'io. Però a me piace. Specialmente se è fresco. È vero. Ecco, e questa è la crema di ventricina, che noi andiamo ad adagiare veramente una puntina. Ok. Come vedi? E... per non sbagliare mai, un filino d'olio. Quindi veramente in maniera minimale andiamo sì. ad inserire la nostra... Poi ovviamente la ventricina in base anche al gusto, però okay. per non coprire troppo okay. il sapore del pesce, ce ne va giusto. Bene, tu consigli di mangiare insieme allora, oppure sì, di provare le cose separatamente e insieme? Io nel nostro ristorante consiglio sempre di assaggiare prima i prodotti sì. singolarmente, okay. quindi in questo caso il fungo, la seppia e la ventricina, poi insieme. Fare l'abbinamento, così in bocca comunque si crea un'esplosione e riconoscere i prodotti. Come vedi, questo è il primo impiattamento. E andiamo col secondo, perché il secondo curioso. Sarà anche un po' più rustico, immagino. Bravissima, allora andiamo a... Quindi facciamo, stiamo realizzando in questo momento una dadolata di ventricina del Vastese. Vedi quanto è morbida? Esatto, beh, io adoro questo presidio. È fantastica. Una fan scatenata, sfegatata della ventricina del Vastese. Allora, lo stesso procedimento come prima, adagiamo sì. la seppia. In questo caso il fungo lo lasciamo intero. Beh sì, deve essere più rustico, quindi anche per differenziarli un po'. Ok. E poi... andiamo. Ah, qui andiamo proprio... Sì, sì, proprio un po' più sul, come dici tu, rustico. Sono bellissimi entrambi, guarda, non saprei quale scegliere. Beh, ovviamente così sono anche due sapori diversi, perché affronti comunque
il primo piatto una ventricina delicata perché la puoi spalmare, nel secondo è un po' più strong, quindi siccome la devi masticare, okay, la senti più aggressiva. Sempre rottini. Ci siamo. Ed eccolo qui. Come vedi? Il nostro secondo impiattamento. Quando eccoli ci abbiamo qui messo? Ma veramente pochissimo. Tra l'altro, ecco, devo dire che è un piatto proprio facilmente realizzabile a casa perché abbiamo bisogno semplicemente, e io lo dico sempre, di materia prima eccellente. Seppie fresche, sì, funghi, presidio slow food, ed è un piatto velocissimo, semplicissimo, che potete rifare a casa. Quindi io ringrazio il nostro chef Tiziano. Grazie a te, grazie per questo a voi piatto. I miei complimenti, invito voi a rifarlo a casa e, che dire, vi aspetto sempre su Rete 8 tutti i giorni insieme ai nostri chef. Anche domani saremo in compagnia del nostro chef Tiziano Paolini. Grazie. A fine dei mesi estivi tanti abbiamo qualche chilo in più, abbiamo la ritenzione idrica e poca energia. Per fortuna è arrivata la primavera, che ci dà le piante primaverili, ricchissime di vitamina C, un fortissimo antiossidante che ci dà una bella dose di energia.